Don Pasquale non è soltanto un capolavoro, uno dei capolavori di Donizetti, è l'opera anche del suo congedo, del suo commiato, ed è un commiato nel segno del sorriso. E oggi riproporre questo sorriso fa anche bene, insomma, sono tempi in cui abbiamo bisogno di qualche sorriso. Ma è un sorriso, questo di Donizetti, che va inteso in profondità. Difatti l'opera non è la solita opera buffa, opera giocosa, è un dramma buffo, che è una contraddizione in termini. In realtà questo conflitto generazionale che fa parte della storia, che è la storia di Don Pasquale, è una sorta di burla ben riuscita ai danni di un vecchio. È un'opera sulla vecchiaia ma piena di giovinezza. È una burla contro un vecchio e con un processo anche molto cinico, molto, molto violento quasi, nei confronti del povero Don Pasquale. E la gioventù che è protagonista del Don Pasquale non è una splendida gioventù, ma Donizetti la trasforma in un grande inno di freschezza e di una fantasia strepitosa. Opera di una originalità straordinaria, perché si pensi solo al fatto che fin dalla sinfonia, che è celeberrima, i due elementi più in vista musicalmente sono Norina ed Ernesto, due personaggi che appunto rappresentano i due innamorati, la giovinezza che diciamo, cerca di gabbare il povero Don Pasquale. Ma tutta l'opera è di una grande originalità, non c'è più il recitativo secco come nelle opere del secolo precedente, è un meccanismo comico, anzi umoristico, stupefacente, per cui chi ascolta Don Pasquale noterà che mentre i personaggi del tenore, del soprano e del baritono hanno grandi momenti cantabili, melodie stupende, Don Pasquale in realtà non canta, è prostrato da questa burla, da questa beffa che deve subire, e tutto il suo canto è un canto sillabato, un canto sul ritmo, un canto tutto frammentato, è un parlare con se stesso. Tutti i personaggi di Don Pasquale parlano con se stessi e creano un momento di una vivacità e di una malia assolutamente nuova nell'opera buffa, per concludersi con un terzo atto di una grande magia, un grande notturno in cui i due innamorati concludono felicemente l'intrigo e la loro storia d'amore, e Don Pasquale stesso si rassegna e manda via tutti quanti con un grande sorriso. Ma è appunto un sorriso che fa riflettere, e questa è una delle cose meravigliose di quest'opera.